Buongiorno a tutti da Earth Measured, un video breve per dare una risposta al quesito che vi ho lasciato su YouTube a proposito dell'altezza del Sole. Vi ho detto, l'altezza del Sole a che altezza potrebbe essere? 150 km? Sbagliatissimo. 5.000 km costante? Sbagliato. Tra 3.300 e 6.600 km, quindi su un cono, una spirale conica, che è quello che abbiamo visto sempre. Questa era la risposta giusta. Ora voglio andarvi a spiegare e motivare un pochettino tutte queste risposte. Allora, 150 km è assolutamente sbagliato, però ci sono alcuni terapeutisti che promuovono questa idea, per esempio il complottologo, però nonostante io l'abbia detto diverse volte, guarda che stai sbagliando, lui continua a sostenere questa idea e quindi ha diversi adepti. Ora vi vado a spiegare come mai è sbagliata e come mai comunque c'è chi sostiene questa idea, perché ci sono anche delle ragioni che porterebbero a sostenerla o a pensare che questa sia comunque l'altezza più corretta. Comunque dobbiamo andare a prendere l'esperienza di Eratostene. Noi abbiamo la superficie della Terra piana, non il globo, abbiamo il Sole. Eratostene misura l'angolo che c'è quando il Sole si trova il 21 giugno sul tropico del Cancro a Siene e misura l'angolo proiettato ad 800 km ad Alessandria da un palo. Lui pianta un palo ad Alessandria, va a vedere che proietta una certa ombra e quindi misura qua l'angolo, questo angolo. Su questo triangolo qua, un triangolo rettangolo, se noi andiamo a fare il calcolo trigonometrico, essendo quindi questo angolo, io qua ho i pennarelli che non scrivono più, questo angolo di 7,2 gradi e essendo questa distanza di 800 km, si trova che l'altezza del Sole, quando esso è sul tropico del Cancro, è pari al raggio del globo, cioè 6.356 km. Ora c'ho un lapsus, ma 6.356 km si dovrebbe essere giusto. Nel momento in cui noi provassimo ad andare a fare la stessa esperienza quando il Sole si trova sul tropico del Capricorno, verremo a vedere, io per esempio ho fatto sul mio libro il calcolo con gli angoli calcolati alla latitudine di Roma, si trova a 3.300 km circa quando il Sole si trova sul tropico del Capricorno. Quindi il Sole viene a fare un cono attorno al polo nord. Come mai però alcuni, come per esempio il complottologo, dicono che il Sole si trova a 150 km? Perché fanno riferimento a ciò che vedono quando ci sono i raggi crepuscolari. Correttamente noi diciamo l'esperienza di Eratostene sul globo ipotizza inizialmente che i raggi del Sole siano paralleli. Noi invece quando vediamo i raggi crepuscolari che si vedono quando c'è un temporale o comunque alla sera quando i raggi filtrano attraverso le nuvole, vediamo che i raggi divergono. Se noi prendiamo questi raggi, i raggi solamente e puramente i raggi crepuscolari e costruiamo il triangolo che questi formano e andiamo a cercare il punto di convergenza, vediamo che questo sembra essere appena sopra le nuvole. Ecco perché c'è chi dice, come complottologo, 70, 100, 150 km al massimo. E quindi loro si riferiscono esclusivamente ai raggi crepuscolari. Solo che i raggi crepuscolari sono semplicemente dovuti al fatto che c'è un hotspot luminoso sulle nuvole. Quindi il Sole, che essendo vicino ad un'altezza di 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 km, essendo vicino alla Terra, produce un punto luminoso sulle nuvole, e infatti i raggi crepuscolari ci sono solo quando ci sono le nuvole, e questo hotspot poi produce la divergenza dei raggi crepuscolari. Ecco perché noi abbiamo questa divergenza così pronunciata quando ci sono i raggi crepuscolari. Però non possiamo dire che il Sole sia a 150 km perché questo triangolo produce 6.356 km di altezza. Quindi
o 6378, perché poi il globo è un oblato, ma noi non facciamo riferimento al globo, ok? C'è poi l'altra opzione, cioè ci sono coloro che dicono che il Sole è costantemente alto 5000 km, no? Fanno una media e dicono 5000 km. Però il Sole, allora, sia questo l'asse del Polo Nord, sia qua il Sole quando è sul Tropico del Cancro, e il Sole quando è sul Tropico del Capricorno, sempre alla stessa altezza. Come mai ci sono persone che dicono questo? Perché se noi consideriamo un cono, come in realtà la maggior parte dei terapeutisti che hanno studiato un po' le cose hanno capito, se noi consideriamo un cono nascono delle incoerenze. Incoerenze che, se non ho un modello chiaro, non so spiegare, e quindi loro dicono che è costante. Loro dicono infatti, è vero, se io sono ad Alessandria, guardo su, trovo 6600 km. Se però io mi metto in Australia, a sud del Tropico del Capricorno, e costruisco un triangolo analogo, trovo sempre 6600 km. E quindi loro dicono, il Sole è sempre ad un'altezza costante. Questo però ci porterebbe ad avere dei problemi, cioè noi avremmo nell'emisfero meridionale, avremmo il Sole che deve percorrere una circonferenza sul Tropico del Capricorno decisamente più grande della circonferenza del Tropico del Cancro, sempre con la stessa velocità, cioè in 24 ore. Quindi, scusate, sempre nello stesso tempo, cioè in 24 ore. Quindi dovrebbe avere una velocità quasi doppia rispetto a quella del Tropico del Capricorno. E questo causa dei problemi, perché a quel punto noi abbiamo un Sole che è sempre lui, è sempre lo stesso, alla stessa altezza, che viaggia più veloce, quindi noi dovremmo avere delle giornate che durano meno, e questo noi lo possiamo risolvere solo se abbiamo un Sole basso. E la trigonometria ci dice, sviluppandola tutta dallo stesso punto, che il Sole è in effetti più basso. Quindi come spieghiamo questa cosa che otticamente, e noi abbiamo già capito, chi mi segue da un po', che avete capito che i fenomeni ottici sono molteplici sulla Terra. Come possiamo spiegarlo? Semplicemente con il campo magnetico terrestre e con le fasce di Van Allen. Cioè, noi abbiamo sulla Terra piatta, questo è il Polo Nord, abbiamo un toroide che si sviluppa in questo modo. Qua c'è la colonna magnetica del Polo Nord. Qua ci sarà il polo sud, la circonferenza sud, e quindi noi qua su abbiamo il Sole. Chi guarda da qua il Sole subisce il suo sguardo una doppia rifrazione, cioè una rifrazione dovuta all'atmosfera, e poi più su c'è una rifrazione dovuta alle fasce di Van Allen. Quindi noi abbiamo una curva, io adesso ve l'ho tracciata molto male, una curva che fa una cosa del genere, che prima mi curva in un senso e poi mi curva nell'altro, avendo le fasce di Van Allen che mi piegano qua, mi raddrizzano il mio sguardo, e qua invece mi piega nell'altro senso l'atmosfera, la ionosfera. Questo modo di piegare il Sole mi porta ad avere, allora proviamo a vedere come si vede dall'Australia, io qua ho il Polo Nord, io sia qua in Australia, il Sole qua sia a 3300 km, cosa succede? Che io qua, a causa dell'atmosfera, il mio sguardo piega una prima volta, e poi qua, a causa delle fasce di Van Allen, piega una seconda volta. Ma otticamente io devo prolungare qua il mio sguardo, e io vedo quindi il Sole a 6600 km. Quando invece il Sole è sul Tropico del Capricorno, cioè qua, io sono in questo punto qua, il fenomeno è molto meno pronunciato,
causa del fatto che il sole è più alto, e quindi io prolungando qui vedo il sole praticamente già dove si trova. Quindi è un fenomeno ottico il fatto che io veda il sole sempre alla stessa altezza dovunque io mi trovi. In realtà il sole cambia la sua altezza secondo una spirale conica. Non sono l'unico a dire queste cose, molti terapeutisti, quelli che più studiano questi fenomeni, l'hanno capito. Naturalmente è necessario studiare affinché la terra piatta diventi un qualcosa di reale per noi. Spero di essere stato chiaro. Non sono argomenti facilissimi, però neanche impossibili. Se non sono stato chiaro, trovate sul mio libro più informazioni. Ciao a tutti, buona serata.